Il protocollo di Milano è una grande opportunità che la Fondazione Barilla ha voluto dare in occasione dell'Expo proprio per affrontare le grandi sfide dell'umanità, le grandi sfide del pianeta, riuscire a utilizzare questa straordinaria opportunità che è l'Expo 2015 non solo come vetrina dei nostri prodotti agroalimentari, ma soprattutto come grande occasione per comprendere fino in fondo le problematiche che ci sono dietro a questa grande sfida. Riuscirà il pianeta a produrre il cibo sufficiente per alimentare una popolazione mondiale che cresce e che domanda sempre più cibo? Ecco, questa è la sfida. Le risorse naturali sono scarse, ma devono essere in grado di produrre per una popolazione che cresce e che domanda più prodotti alimentari. Come riuscire a farlo? Su questi temi il protocollo di Milano fornisce una serie di indicazioni, dalla lotta allo spreco, dalla gestione, alla ricerca, dell'innovazione e così via. Come possiamo riuscire a evitare di utilizzare prodotti alimentari per produrre biocarburanti? Quali sono le indicazioni che i governi possono dare? E riuscire a far capire che le scarse risorse naturali devono servire per poter alimentare una popolazione mondiale che cresce, non devono essere dirottate alla produzione di energia, è una di queste grandi sfide. Dobbiamo avere la comprensione che la sicurezza alimentare, la food security, è una delle grandi problematiche cui non solo l'Italia o l'Europa, ma l'intero pianeta si deve occupare. E naturalmente su questo i governi hanno la grande responsabilità di indirizzare attraverso politiche certamente favorevoli alle energie rinnovabili, ma che non creino questo spiazzamento tra la produzione di energia e la produzione di cibo. Quindi mai più pannelli fotovoltaici che blocchino la produzione sui nostri territori, ma benissimo i pannelli fotovoltaici sopra i tetti delle nostre case o sopra i tetti delle nostre industrie. Così come il fotovoltaico anche per la produzione di biomasse, attenzione alle risorse naturali. Nel nuovo PAC ci sono nuove norme ambientali per quanto riguarda il greening. Voi avete chiesto di posticipare il tutto al 2016. Quali sono le problematiche e contate di ottenere questo posticipo della data? Diciamo che la nuova PAC è una PAC più verde. Noi abbiamo fortemente voluto il greening e quindi non c'è da parte del Parlamento nessuna volontà di interrompere questo percorso. C'è la volontà e la preoccupazione che venga applicato bene, che non si trasformi questo greening in un problema di maggiore burocrazia per gli Stati membri e per le imprese. Perciò abbiamo scritto al commissario Hogan, il quale ci auguriamo, pur rendendoci chiaramente consapevoli che un rinvio non è possibile, ma che ci sia però l'attenzione da parte del commissario per fare subito uno sforzo enorme di semplificazione. Ecco, ma in che tempi diventerà operativo? In che tempi i nostri agricoltori dovranno adeguarsi a questo punto? Dal 1 gennaio 2015 non c'è nessun rinvio possibile, quindi il greening entra in vigore come tutta la PAC dal 1 gennaio 2015. A che punto è il trattato fra Unione Europea e Stati Uniti, il TIP? Da 1 a 10, a che punto siamo? Beh, è difficile dare questa risposta. Io come relatore permanente della Commissione Agricoltura sul Transatlantic Trade Investment Partnership sicuramente ci metterò tutta la mia attenzione per cercare di andare avanti, ma naturalmente molto dipenderà anche dalla controparte americana. Ci sono state le elezioni di metà percorso, vedremo a gennaio quando il Congresso avrà definito tutte le cariche all'interno delle commissioni e potremo capire se c'è una forte volontà, come noi in Europa stiamo dimostrando in queste ultime settimane, di poter portare a casa questo accordo Europa-Stati Uniti entro il 2015, che è la finestra possibile, perché dopo ci sono, come noto, le presidenziali americane che sposteranno l'obiettivo dopo il 2017. Possiamo stare tranquilli per quanto riguarda l'arrivo eventuale sulle nostre tavole di prodotti che non hanno le regole che, arrivando dagli Stati Uniti, non hanno le nostre stesse regole? Noi ovviamente abbiamo tutto l'interesse di ridurre le barriere tariffarie, non tariffarie, le barriere sanitarie che gli Stati Uniti contrappongono all'esportazione dei nostri prodotti. Ovviamente gli Stati Uniti chiederanno di fare lo stesso. Gli accordi commerciali sono degli accordi equilibrati e saranno degli accordi equilibrati e potranno avere il voto positivo del Parlamento europeo se questa apertura degli Stati Uniti verso i nostri prodotti sarà bilanciata dall'apertura dell'Europa verso i prodotti americani. Ma questo non ha nulla a che fare con le regole, con gli standard e con quei importanti obiettivi che l'Europa ha raggiunto e che certamente non metterà in discussione con nessun accordo.